26 marzo 2017, la Fondazione Stelline di Milano ospita Custom Shop, evento dedicato all'eccellenza del Made in Italy in campo musicale. Alla manifestazione incontriamo l'onorevole Raffaello Vignali, promotore del bonus Stradivari. Onorevole Vignali, in che modo lo Stato sta sostenendo questo settore e quali i piani futuri? Sono due cose che sono in corso che io ritengo importanti. Il primo è il bonus Stradivari, quindi un contributo per gli studenti dei conservatori e dei licei musicali per l'acquisto dello strumento che può arrivare fino a 2.500 euro. Quindi questo significa fra l'altro premiare la fascia più alta. Ci sono 15 milioni a disposizione, operativamente partirà il 20 di aprile ed è una prima risposta non solo agli studenti ma anche al mercato. L'altra cosa che è in corso, a cui io tengo particolarmente, c'è una delega già scritta in legge al ministro Franceschini, deve attuarla entro il 15 settembre, per la fortissima riduzione fino all'azzeramento della SIAE sugli spettacoli dal vivo fino a 100 posti. Se riusciamo a farla bene, può diventare veramente un punto di grande sviluppo per chi la musica la suona. Perché oggi, ora che uno ha pagato la SIAE, non ha più modo di pagare i musicisti, al massimo nei locali ci sono i day jockey, ma anche alle feste, in questo modo torniamo invece a poter suonare. L'Italia è oggi tra le nazioni con più conservatori di musica ma con la più bassa densità demografica di musicisti. È possibile invertire questo trend? Ma in parte si sta facendo, sono dei dati molto interessanti sulle iscrizioni e le domande di iscrizione sia alle scuole medie a indirizzo musicale che ai licei musicali. Gli studenti dei licei musicali sono più che raddoppiati in 2 anni. Questo vuol dire che si sta creando anche un vivaio per chi poi si spera possa continuare a studiare in conservatorio. Nello stesso tempo bisogna lavorare per il dopo. L'importante, a mio avviso, al di là di quello che può fare la politica, in parte io cerco di spingere in questa direzione, è il sistema della musica, che deve fare appunto sistema. Abbiamo una liuteria ormai di altissimo livello, abbiamo le scuole di liuteria come quella di Milano, che è assolutamente straordinaria, abbiamo i conservatori, le scuole. Dobbiamo però far sì che tutto il sistema della musica, i produttori, i rivenditori, i fonografici, i discografici, gli editori, facciano sempre più sistema, perché questa sfida o la si vince insieme o la si perde tutti. Che ruolo possono giocare le istituzioni in eventi come Custom Shop? Io credo che le istituzioni su questo possano fare. Abbiamo strumenti che consentono al pubblico di poter sostenere questo genere di iniziative. Sono realtà straordinarie che avvicinano fra l'altro le persone a chi produce gli strumenti musicali. Possono toccarli con mano molto più tante volte che in un negozio, anche perché spesso sono piccoli produttori di altissimo livello, ma evidentemente molto parcellizzati. Si può lavorare anche per portare in manifestazione come questa anche i buyer stranieri. Il mercato principale per gli strumenti musicali ormai è l'Estremo Oriente, con numeri che fanno assolutamente impressione. Peraltro un mondo che chiede strumenti di altissima qualità, che sono quelli che noi facciamo.